Fatto perché mi è stato imposto da alcuni giudici comunista. Però ho capito che ho sbagliato e ho deciso di raccontare tutte cose. Questa è una delle cazzate che abbiamo in mente. Non avete visto su Facebook? Ma povera. Pensavamo, Questa. se vi va, ognuno si fa dei passamontagna così, cioè si prende un passamontagna e si provano. Solo quelli della polizia, non costano niente. Questo, beh, è arrangiato. E si decorano con delle pietruzze. E ci facciamo delle foto, non so, al bar, tutti col passamontagna, per dare quest'idea che abbiamo capito che viviamo in uno stato mafioso. Ma E fantastico. che onestamente tutti quanti ci copriamo la faccia, visto che siamo tutti collusi, direi, visto che facciamo tutti finta di non sapere, visto che Berlusconi sta ancora là, visto che la notizia Poi la mafia dello Stato, è ancora là. Tutti i vediamo. protagonisti o quelli, diciamo, sospettati di aver avuto a che fare con la trattativa, perché poi non tutti sono stati indagati, quelli che sono stati messi sotto processo sono sempre stati assolti, ma non solo sono stati assolti, ma hanno tutti avuto delle promozioni fantastiche, hanno tutti fatto una carriera incredibile. Anche quelli che non sono mai stati indagati, per esempio Tinebra, che è un uomo su cui nessuno si è mai permesso di dire nulla. È diventato poi procuratore generale a Catania e adesso che avrà boh, più di 80 anni è stato promosso da Crocetta a capo di un'agenzia che controlla tutti gli appalti sopra i 2 milioni di euro, non di meno. Mori ha avuto una carriera brillantissima. Tutti hanno avuto una carriera brillantissima, mentre tutti quelli che hanno testimoniato fanno una vita di merda. E quelli che fanno le indagini fanno una vita di merda, a cominciare dal nostro amato Di Matteo che vive Bravo, in uno bravo stato Di di Matteo. mafia. Quindi mettiamoci tutti in bassa montagna, costituiamoci come cittadini italiani. Facciamo un'associazione culturale di stampo mafioso e secondo me avremo più possibilità di quelle che abbiamo avuto fino adesso. Quindi se vi piace questa iniziativa, cominciate a farvi dei passamontagna, ci mandate delle foto e le mettiamo su Facebook e facciamo nascere questo. Cioè, facciamo vedere che abbiamo capito dove abitiamo, se non altro. E a questo punto, se avete delle domande, io risponderei pacatamente. Dei complimenti, se la signora ha dei complimenti, quindi le diamo il microfono senz'altro. Innanzitutto, prima dei complimenti, prima delle domande, brava, grazie che ci sono persone come te che denunciano così. Grazie. Brava! Altre domande di questo tipo? No, potete fare ovviamente tutte le domande che volete, anche sulla questione in sé. Io ho studiato, Interroghiamo. non cose che non si sono capite o cose che volete approfondire o boh, pettegolezzi. L'abbiamo girato in 4 settimane, la parte con gli attori. Beh, la parte con gli attori non è tanta, però insomma, certo, non abbiamo avuto tutto il tempo del mondo a disposizione, oltretutto appunto, essendo fatto tutto col green screen, le riprese sono anche più difficili di quelle normali, perché non è che puoi muovere la macchina come ti pare, devi fare tutte le cose, misure fresche. Però insomma, con gli attori abbiamo fatto un sacco di prove anche, quindi ognuno si è così.